che siamo arrivati all'ultimo giorno di questa presentare al Partito Comunista sulla regolarizzazione degli appalti. Almanacco questa settimana è tutto incentrato sui lavori del Consiglio Comunale che si è riunito nei giorni 15, 16, 19, 20 e 21 marzo e durante questi 5 giorni ha approvato una serie di provvedimenti che terranno impegnata la Giunta e il Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni. All'ordine del giorno c'erano molti provvedimenti sia per ratifica sia per delibere. Si è incominciato con l'approvazione dei verbali della seduta precedente e con la ratifica delle deliberazioni di giunta municipale. Si è poi proceduto alternando le interrogazioni con l'esame di altri provvedimenti. Abbiamo assistito a un mercato della domanda e dell'offerta fra maggioranza e opposizione affinché fossero invertiti alcuni ordini del giorno. Abbiamo quindi potuto constatare come ad una richiesta di una parte politica presente in Consiglio Comunale c'è stata subito dopo la contrattazione perché quella richiesta fosse accolta nella misura in cui l'altra parte presente in Consiglio Comunale fosse soddisfatta. Quindi si sono invertiti gli argomenti all'ordine del giorno a seconda dei particolari interessi che il partito presente in Consiglio Comunale aveva su quell'argomento. Noi cercheremo di fare un elenco, anche dettagliato certe volte, su tutti i lavori del Consiglio Comunale che si è tenuto in questi ultimi 5 giorni. È l'ultimo Consiglio Comunale, quindi i provvedimenti che sono stati presi terranno impegnato l'amministrazione comunale per molto tempo. Possiamo anche dire che, data la numerosità dei provvedimenti presi, è stato precostituito l'impegno del prossimo Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni. Vogliamo dire cioè che il nuovo Consiglio Comunale avrà ben poco da approvare, tranne quei provvedimenti che l'attuale amministrazione comunale non ha portato a termine e che pure sono numerosi. Incominciamo dalle interrogazioni. Alcuni consiglieri hanno chiesto al sindaco di avere delle risposte su alcuni argomenti che i cittadini hanno sottoposto all'esame del Consiglio Comunale. Non abbiamo potuto seguire tutte le interrogazioni, anche perché per lo più attraverso il singolo consigliere comunale si richiede all'assemblea delle risposte che siano esaurienti su alcuni temi particolari che interessano o il singolo cittadino o un gruppo di cittadini residenti in una determinata strada, in una determinata zona. Quelle che ci sono parse di interesse generale sono queste. Un gruppo di cittadini aveva chiesto al Consiglio Comunale delle risposte in merito alla necessità di provvedere al risanamento di Piazza Doria attraverso una diversificazione del traffico, una regolamentazione della veicolazione sia pedonale sia motoristica, attraverso un miglioramento dell'arredo pubblico in Piazza Doria e nelle strade adiacenti, attraverso una eliminazione dei tanti abusivi che occupano il suolo pubblico, marciapiedi e strade. Le risposte dell'amministrazione per bocca del consigliere delegato non ci hanno soddisfatto. Sono risultate delle scuse puerili in merito alle richieste, quelle portate sia dal sindaco sia dal consigliere delegato.
il quale si era impegnato perché Piazza Doria ritornasse ad essere la piazza pubblica dove tutti i cittadini potessero trovare la loro giusta dimensione umana. Purtroppo, sia perché mancano i vigili, sia perché manca la volontà di intervenire su questo problema importante, Piazza Doria continuerà ad essere il centro di tutti i veicoli fuorché dei pedoni, per cui quello spazio sarà occupato quotidianamente dalle macchine, sarà occupato e monopolizzato da tutti tranne che dai pedoni e dai cittadini che non avranno più un punto di riferimento preciso in una piazza che è di dominio pubblico. Uno dei temi toccati dal Consiglio Comunale, un provvedimento preso, è stato quello di destinare a locali pubblici tutti i locali attualmente tenuti dalla casina sociale e dalla sede dei combattenti. Noi ci chiediamo e chiediamo quando in quella piazza si concentreranno altri uffici pubblici, che fine farà quello spazio? Quale dimensione umana avrà più quello spazio? Se oggi, con la presenza degli uffici comunali a Palazzo Doria, la piazza è diventata appannaggio delle autovetture e di tutti quelli che con le autovetture si incanalano e si immettono e riempiono quella piazza, domani, con la destinazione di ulteriori locali a uffici e a servizi comunali, quella piazza non sarà più in possesso di nessun cittadino, diventerà possesso di tutti gli impiegati comunali e i cittadini dovranno solo vederselo sulle cartoline. Ancora, è stata insoddisfacente la risposta al servizio reso dalla vigilanza, dai vigili urbani. L'assessore del consigliere delegato aveva risposto che i vigili urbani a disposizione per la regolamentazione e il controllo del traffico quotidiano sono insoddisfacenti. Purtroppo noi dobbiamo constatare che i vigili urbani emanano delle contravvenzioni a gogò. Alcuni giorni le automobili in sosta vietata sono multate, altri giorni no. Per cui è fortuna o sfortuna dei possessori dei veicoli trovarsi nei giorni in cui i vigili emettono queste contravvenzioni. Ancora, è stato chiesto che sia riservato uno spazio ai portatori di handicaps, i quali hanno diritto ad avere nella piazza uno spazio personale date le loro condizioni di difficoltà. Ci è stato risposto che quegli spazi sono occupati dai veicoli. Noi diciamo che i veicoli che occupano abusivamente quegli spazi sono i veicoli i cui possessori risiedono nel palazzo comunale, per cui non sarebbe difficile che fossero eliminati questi veicoli da quegli spazi e fossero quindi ridati gli spazi agli aventi diritto. Se esiste una segnaletica, se esiste un regolamento, bisogna farlo rispettare. Ancora abbiamo mostrato la nostra insoddisfazione quando si è discusso la destinazione dei locali del casino sociale e della sede dei combattenti a uffici comunali. Questi locali diventeranno ancora di più, se ce ne fosse bisogno, un centro di calamitazione del traffico cittadino, per cui se, come è volontà dell'amministrazione comunale, in questi locali saranno ubicati gli uffici demografici o altri uffici, la piazza sarà appannaggio solamente degli impiegati comunali. È stato posto l'interrogativo al Consiglio Comunale e quindi nella persona del suo presidente al sindaco di regolamentare il patrocinio del comune alle varie manifestazioni. Abbiamo assistito, ed è sotto gli occhi di tutti, a una guerra selvaggia di manifesti elettorali e patrocinanti varie manifestazioni durante il periodo di carnevale. Associazioni varie
anche sorte all'ultima ora, hanno chiesto e ottenuto il patrocinio del Comune per attività, per iniziative inerenti il Carnevale. E ci è sembrato strano che anche dopo la Quaresima queste feste siano continuate. E ci è sembrato strano ancora di più che queste feste siano state patrocinate dall'assessorato ai pubblici festeggiamenti, così come è stato detto in Consiglio Comunale. Cioè l'assessorato allo sport, spettacolo e cultura ha dato il suo patrocinio e quindi la giunta municipale ha avallato a festeggiamenti vari che sono stati messi su all'ultima ora senza alcuna programmazione e molto spesso anche senza nessun avviso, di modo che questi festeggiamenti e queste iniziative sono sembrate più particolari, personalistiche, rivolte cioè a un ristretto numero di utenti piuttosto che a tutta la cittadinanza. Per noi che eravamo abituati a credere che il periodo di Quaresima fosse un periodo in cui gli uomini e le donne, la gente, dovesse riflettere sui motivi, sui contenuti della festa, attualmente dobbiamo constatare invece che dopo il Carnevale, con l'entrata della Quaresima, i festeggiamenti sono continuati e sono continuati soprattutto con l'avallo dell'amministrazione comunale o dell'avallo dell'assessorato cosiddetto ai pubblici festeggiamenti, che ha preparato la sua impalcatura elettorale dando il patrocinio a destra e a sinistra, senza selezionare, senza programmazione, senza alcun controllo su quello che è stato fatto. Così come sulle feste che si faranno da ora fino a giugno, si è chiesto che il Consiglio Comunale regoli attraverso un ordinamento, attraverso uno statuto, regoli attraverso un regolamento quanto e fino a che punto la festa può essere attivata attraverso interventi privati e quanto invece deve essere il controllo del Comune. Thank you.